Fabrizio Corona si è espresso dopo la polemica che l'ha coinvolto. Ecco che cosa ha dichiarato. Isola dei famosi, il video di Fabrizio Corona a Riccardo Fogli. Lunedì 4 marzo, Alessia Marcuzzi ha fatto vedere un video a Riccardo Fogli in cui Fabrizio Corona ammetteva di essere stato lui a mettere in giro le voci del presunto tradimento della moglie. Infatti, l'ex re dei paparazzi, che ora ha anche un giornale di gossip, il Corona Magazine, sostiene di avere prove inequivocabili. Non solo, Corona si è esposto anche personalmente dicendo di aver frequentato più volte la moglie di Riccardo Fogli, Karina, e il presunto amante Giampaolo Celli. Tuttavia, il tono e alcune frasi offensive ed umilianti hanno creato molto scalpore. Le opinioniste si sono dissociate, Mediaset ha preso la decisione di allontanare dal programma il capoprogetto e alcuni autori. Fabrizio Corona si scusa con Riccardo Fogli. Corona, dopo il caos sociale e mediatico che ne è derivato, ha deciso di indire una conferenza stampa per chiarire alcuni aspetti del video mandato alla produzione dell'Isola dei Famosi. Giulio Pasqui di TVBlog, presente alla conferenza, ha riportato alcune dichiarazioni dell'imprenditore. Innanzitutto Fabrizio Corona ha detto che la produzione ha insistito molto perché lui fosse presente in puntata. Invece, lui ha preferito fare un video e mandarlo. Il video, grezzo, poi è stato montato dalla produzione. Tuttavia, Fabrizio Corona si è scusato per aver ferito Riccardo Fogli. Ecco le sue parole. Non ho dormito 3 giorni, ho ferito una persona che non meritava di essere ferita. Dal punto di vista umano mi sento una m**** e gli chiedo scusa, non andava fatto. Isola dei Famosi nel caos. Dopo la puntata con il video incriminato, Alessia Marcuzzi e la produzione sono piombati in una bufera di critiche e accuse. Alba Parietti, pur non abbandonando il programma, ha voluto dissociarsi da quanto accaduto. Mediaset ha preferito prendere dei provvedimenti allontanando il capo progetto e alcuni autori. Infine, anche Caffè Borbone ha interrotto ogni collaborazione con il programma.